Per quanto riguarda Mr. Prandelli, sì, l'ho sentito, ma prima dell'ufficialità del contratto con la nazionale, dopo che è tornato dalla tournée in Canada. E quindi ho letto sui giornali che ha ufficializzato tutto, sono felice per lui. È un uomo che potrà dare tanto all'Italia, come sta facendo tuttora e come ha fatto Mr. Lippi. Quindi è un allenatore che per ricominciare un nuovo ciclo credo che sia il più adatto. E per quanto riguarda Pazzini, credo che non ci sia nessun tipo di problema. Giampaolo è un grande giocatore, un giocatore che quest'anno ha fatto benissimo a Sampdoria, e quindi se farà bene nei prossimi anni, nella prossima stagione, sarà un giocatore che verrà in nazionale sempre, che non ci sarà nessun tipo di problema. Credo che a Firenze ha dato tantissimo, e evidentemente c'è stato qualcosina che non ha permesso di poter andare avanti con il rapporto, e questo sicuramente a me e credo a molti miei compagni è dispiaciuto. Però credo che qui è un'occasione unica per lui, è un'occasione fondamentale per la sua carriera, e gli farò con un grosso in bocca al lupo. Per quanto riguarda la Fiorentina, vediamo, non c'è ancora stata l'ufficialità del nuovo allenatore, non si sa ancora diverse cose, quindi vediamo, aspettiamo. Io adesso per ora penso a questo mondiale, che per me è determinante. A 27 anni, come vi ho detto, è un mondiale molto molto importante, e poi dopo, quando tornerò dal mondiale, vedremo. Intanto sono sicuro che sia Corvino che la presidenza saprà fare il meglio per la Fiorentina. Sinceramente adesso, in questo momento, sto pensando talmente tanto all'inizio del mondiale, al mondiale, e a come affrontarlo, a prepararmi nel modo giusto, perché il mercato o il mio futuro non ci penso, non voglio neanche pensarci. Cioè, nel senso che io a Firenze sono stato 2 anni, sono stato benissimo, ho altri 3 anni di contratto, quindi adesso non voglio pensare proprio a quello che accadrà dopo il mondiale, a quello che succederà a Firenze, perché sono qua, sto vestendo la maglia nazionale, abbiamo un mondiale che ci aspetta fra 10 giorni, e quindi voglio pensare solo a questo e basta. Non mi va di pensare al mercato. Non si sa ancora chi è ufficialmente allenatore, non si sanno tante cose, quindi non voglio sbilanciarmi a parlare di cose che non sono ancora sicure. Ecco, quindi pensiamo alla nazionale, pensiamo a questo mondiale, lasciamo da parte il mercato o altre cose, questo è importante. Il più alto sono stati 2 anni, cioè, di Parma, è stato l'anno scorso a Firenze, anche il primo anno di Milan, cioè, diciamo che ce n'è stato solo uno. Ti aspetti? No, nel senso, hai avuto molti punti alti. Sì, no, ho avuto qualche altro passo, ecco, quindi adesso sarebbe importante per me riuscire ad avere un equilibrio costante anno dopo anno. Questo per me è fondamentale, importante.